pur ovviamente senza l'aggiunta delle nostre proposte migliorative, ma quello che critichiamo non è solamente relativo all'articolo 2, ma è relativo a tutta la proposta di legge, cioè l'assenza di una copertura economica, quindi di una, diciamo, di un finanziamento che consenta poi di realizzare concretamente questo nelle regioni che, come tutti sappiamo, sono alle prese con i tagli del governo di 2 miliardi e mezzo col decreto enti locali, di altri 2 miliardi con la legge di stabilità e che quindi chiaramente si troveranno in enorme difficoltà a poter realizzare questo, aumentando ovviamente il divario nord-sud, perché le regioni del nord più ricche forse riusciranno ad attuare questa legge, le regioni del sud amen. Quindi noi condividiamo il principio, sarebbe diciamo inutile per noi votare contro qualcosa che condividiamo in linea di principio. Grazie. La ringrazio, onorevole Grillo. Non ho altri interventi, dichiaro aperta la votazione. Marzano, Di Lello, Bolognese. Scagliusi. Ravetto, Molteni, Marzano, provi a votare, perfetto. Altri che non riescono? Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. Siamo all'aggiuntivo 2.01 Fucci, c'è il parere onorevole Fucci, prego. Presidente, grazie. Solo per ritirare l'emendamento, in quanto oggetto della richiesta di tale emendamento sarà esaudito in un successivo nel prosieguo della legge. Grazie. La ringrazio, onorevole Fucci. A questo punto passiamo all'articolo 3. Relatore, emendamenti, prego. Grazie Presidente. Allora, parere contrario ovviamente al testo alternativo. 3.1 Fucci e altri, invita al ritiro parere contrario. 3.2 Sisto, invita al ritiro parere contrario. 3.3 invito al ritiro parere contrario. 3.4 invita al ritiro parere contrario. 3.5 parere favorevole. Perfetto, governo. Presidente, i pareri del Governo sono conformi a quelli del relatore. Va bene, allora passiamo al testo alternativo.